È un sì, questo matrimonio sa da fare. Parola di Rousseau, o meglio di 44.177 grillini che hanno detto sì. Gli attivisti pentastellati che con un click sulla piattaforma dalle 10 alle 18 di oggi, con una percentuale del 59,3%, hanno dato il via libera del Movimento 5 Stelle al governo Draghi. I no, 30.360, si sono fermati al 40,7%. Ho già votato, la prima cosa che ho fatto, ed ho votato sì. Questo governo, se nascerà, sarà il terzo grazie alla democrazia diretta. Credo che sia un unicum a livello mondiale. Tutti in attesa, in primis il premier incaricato, che Grillo, con una ricca dose di ironia, posiziona con un fotomontaggio su un cornicione con Mattarella alla finestra che lo guarda. Io sono stato nella delegazione e quindi ho sentito direttamente le parole del presidente incaricato. Abbiamo provato a spiegare le cose che ci ha detto nel post che abbiamo fatto su blog. Io, siccome sono uno che ama le sfide, penso che voterò sì. Tutti in attesa dunque, questo il quesito. Sei d'accordo che il movimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un superministero della transizione ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal movimento con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi? Una domanda formulata da Vito Crimi, capo politico del movimento, ma giudicata da 13 parlamentari grillini suggestiva e manipolatoria. Mi sembra di sentire la voce di Paolo Villaggio. Volete voi un superministero? Io ho votato no. L'ho fatto con la consapevolezza che questo è una sorta di sondaggio, perché impostare le domande in quella maniera è vergognoso. Ribolle più che mai la base del movimento, che torna ad esprimersi, ed è un no convinto quello che viene confermato oggi da Di Battista. Ce lo impone, dice, il curriculum di Berlusconi. Io ho sempre rispettato le votazioni Susso, però quando sono serie, quando sono cialtroneste come questa, è chiaro che io non mi ritengo vincolato. Non sono serviti dunque a calmare gli animi gli appelli all'unità e tanti inviti al sì del garante, dei vertici e degli altri uomini simbolo del movimento, da Grillo a Conte, da Di Maio a Fico, che parla di appuntamento con la storia. Noi non volevamo un governo tecnico, invece sarà un governo politico, e il Movimento 5 Stelle sarà garante di quei 209 miliardi di euro. Si sa, il voto è una sorpresa, un'incognita fino alla fine, ma il sì che ha vinto vorrà dire davvero fiducia? Rimango fermo con l'intento di votare no alla fiducia a Draghi, alle condizioni date. È un risultato vincolante per tutti, chiarisce Crimi. Noi abbiamo detto che facciamo votare gli iscritti e quindi tutti si devono attenere a quello che decidono gli iscritti. Punto.